closer for the optimistic cynic. Shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all. Se volete acquistare Greta a prezzi bassissimi, passate nel link in descrizione. Mi raccomando, con il codice JustEase avete un ulteriore 5% di sconto sui vostri acquisti. Buona prima, ragazzi, qui è JustEase, siamo tornati con un nuovissimo video dell'Overlord Prediction. Finalmente è tornato dopo un bel po' d'assenza. Vi invito subito a lasciare un bel mi piace per sostenere questa serie. È un po' di tempo che non faccio video perché gli ultimi che avete visto, diciamo, erano programmati, perché non ci sono stato dal 2 al 20. Sono tornato praticamente l'altro ieri, e quindi oggi ripartiamo con queste prediction di FIFA 16. Alcuni overall sono già stati svelati, però non si sa se sono ufficiali o meno, perché diciamo si sono intuiti dalla beta, ma la beta non ha appunto i valori ufficiali dei giocatori, e quindi io continuo a darvi le mie appunto le mie impressioni, le mie idee su come potranno essere dei giocatori. Quest'oggi è un episodio misto, gli altri episodi avevo fatto dei giocatori di ogni lega per ogni episodio, oggi invece facciamo misti perché i più importanti, diciamo, che già l'ho trattati. Quindi consigliatemi qua sotto con un commento i giocatori che volete nel prossimo episodio. Mi raccomando che non siano già stati trattati. Vi lascio tutti gli altri episodi che ho fatto in descrizione, quindi giocatori che non ho trattato, che volete che appunto predica io. Partiamo col primo giocatore, che è Antoine Griezmann, che secondo me verrà spostato come attaccante, anzi sicuramente verrà spostato come attaccante, perché tutte le sue versioni quest'anno in forma, anche Team of the Season, sono state appunto come punta. Immagino appunto un giocatore upgradato di ben 2, sarà veramente devastante a mio parere, perché 88 di velocità, 85 di tiro, 86 di dribbling, la dicono veramente tutta. Mi immagino quindi un più 2 di velocità, più 5 di tiro, più 1 passaggio, più 2 dribbling, un downgrade della difesa derivato più che altro dalla posizione, non da quello che ha fatto il giocatore in campionato, e un più 2 di fisico, con appunto il cambio di posizione da AS a ATT. Prossimo giocatore che è Jorginho Wijnaldum, che secondo me è un ottimo acquisto per la BPL, soprattutto per quanto riguarda appunto FIFA, perché infatti è un giocatore che quest'anno è stato veramente buggatissimo. Infatti potevo inserirlo anche nei saranno buggati, ma comunque il succo è lo stesso. Un giocatore che appunto era molto buggato, che poteva fare praticamente tutte le posizioni di centrocampo, tranne il CDC, che magari è un po' troppo arretrata per lui, ma centrocampista centrale e COC erano perfettamente consone alle sue caratteristiche. Quindi mi immagino anche lui un upgrade di più 2, con più 1 velocità, più 2 tiro, più 2 passaggio, difesa, dribbling che più o meno rimarrà quello, più 1 difesa e più 2 di fisico. Che cosa invece mi aspetto da Rakitic, che come avete visto dal video dei miei 10 giocatori preferiti, quest'anno ho veramente amato la sua versione Man of the Match. Mi immagino appunto un upgrade anche per lui, molto consistente, soprattutto nelle statistiche più che nell'overall, perché comunque l'overall, essendo già un 83, non credo verrà aumentato di tantissimo. Forse arriverà a 85, ma è più probabile secondo me un 84, con più 2 velocità, più 2 tiro, più 2 passaggio, più 2 dribbling, più 1 difesa, più 1 fisico. Giocatore che secondo me sarà molto molto utilizzato. L'unica pecca sarà la difesa, che secondo me, nonostante questo giocatore abbia fatto vedere comunque anche delle buone capacità difensive, non verrà aumentata di tanto, proprio perché un upgrade troppo diciamo consistente di una sola caratteristica non si è visto negli scorsi FIFA, e quindi a mio parere poi verrà aumentato di più con le versioni in forma, eventuali Man of the Match e eventuale Team of the Season di FIFA 16. Prossimo giocatore che è Matteo Kovacic, che è stato acquistato dal Real Madrid per una cifra intorno a 40 milioni, se non sbaglio. Ha scatenato parecchie polemiche questa cosa. Comunque la sua carta transfer è già uscita su FIFA 15. Mi immagino anche lui un upgrade, soprattutto derivato dal campionato. Come sappiamo, l'EA non vede di buon occhio la Serie A. Lui è andato a giocare in Lega Spagnola, appunto Liga BBVA, e quindi a mio parere verrà aumentato di 2, con una velocità che più o meno rimarrà quella, forse downgradata di 1, perché comunque 83 è veramente eccessivo a mio parere quest'anno. Più 3 di tiro, veramente meritato, più 1 passaggio, dribbling più o meno che rimarrà quello, è già un 86, un ottimo 86, più 1 difesa, il fisico più o meno rimarrà quello, la più grande pecca probabilmente di questo giocatore. Questo giocatore a mio parere potrà essere veramente un buggato, perché l'overall appunto non è così alto da attribuirgli un prezzo elevatissimo, ma le caratteristiche non sono affatto male, soprattutto per farlo giocare COC, e quindi sarà un ottimo giocatore a mio parere. Prossimo giocatore che invece è Otamendi, un giocatore che anche lui è passato alla BPL. È un acquisto, diciamo, molto azzeccato per quanto riguarda la BPL, sempre parlando di FIFA, di quello che si potrà fare con questo giocatore su FIFA, ma è una perdita allo stesso tempo per la BBVA. Era uno dei difensori più solidi appunto del campionato spagnolo, e quindi vedremo un po' chi potrà rimpiazzarlo in FIFA 16. Comunque anche lui mi aspetto un upgrade molto consistente, perché ha fatto una stagione eccezionale, lo testimoniano anche le varie versioni in forma e la devastante Team of the Season che ha ricevuto quest'anno.
Quindi mi aspetto con un più 2 di velocità, un tiro che più o meno rimarrà quello, essendo un difensore, che comunque 57 non è male, appunto, essendo un difensore. Passaggio più 1 di dribbling, più o meno rimarrà quello, sempre essendo un difensore. Difesa più 2, fisico più 2, ci daranno un difensore a dir poco buono, che somiglia molto a Kompany come statistiche. E lo potrà affiancare, anche perché saranno della stessa squadra. Prossimo giocatore, torniamo in Serie A, Jovetic, che è già passato all'Inter. La sua carta è già uscita, appunto, dell'Inter. Per lui prevedo un downgrade perché non ha fatto vedere grandissime cose al Manchester City, quindi mi aspetto verrà downgradato, anche per la stessa storia che ho detto prima del campionato, che la Serie A non è vista di buon occhio, ripeto, dagli eSports. Quindi mi immagino un 81 per lui, con un downgrade della velocità, del tiro, della difesa, vabbè, per un attaccante non incide tantissimo, è un leggero aumento di dribbling e fisico. Questo giocatore potrà essere comunque molto buggato, a mio parere, potrà essere utilizzato in Serie A soprattutto all'inizio, perché il suo prezzo non credo salirà più di tanto. È un giocatore comunque abbastanza completo, con una buona velocità, un buon tiro, un dribbling quasi ottimo, diciamo, quasi che tende all'ottimo, e un passaggio che comunque non è male per un attaccante. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Io vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, insomma iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. E niente, consigliami altri giocatori che non ho già fatto, in descrizione trovate tutti gli episodi precedenti. Noi ci vediamo alla prossima, vi ringrazio come sempre per la visione, ciao a tutti.